non c'è persona forse migliore per poter parlare di sto caso di Del Pontosiano, che, correggimi se sbaglio, unisce due aspetti nella sua conoscenza: la frequentazione di Curte, il luogo dove sto caso ha vissuto per lungo tempo, ma soprattutto gli ultimi anni della sua vita, e dove aveva dato vita a questi seminari estivi e festival estivo monografici molto seguiti anche negli ultimi anni dopo la sua morte. Quindi una frequentazione con l'entourage Stockhausen, quindi con la musica, con la vita che ruota intorno al fenomeno Stockhausen, e dall'altro invece la sua appartenenza all'Università di Colonia sotto l'ala protettiva di Christoph Brunreder, che è uno dei grandi personaggi della musicologia tedesca, non a caso curatore di una bellissima collana di libri, no, di carattere musicologico su Stockhausen, ma non solo su Stockhausen naturalmente. Vale la pena forse ricordare l'interesse di Brunreder negli ultimi anni per la musica acusmatica nelle sue varie forme. Quindi ecco, Leopoldo veramente è un grande specialista di Stockhausen e ci parlerà oggi di un aspetto molto importante nell'ultima produzione di Stockhausen, che è il ciclo del teatro musicale. Cari signori, signore, cari signori, sono lieto di essere in questo storico conservatorio e sono ancora più lieto di poter parlare in Italia di Karlheinz Stockhausen, e per questo ringrazio il professor Giomi per l'invito e il professor Michele Serra, organizzatore di questa serie di incontri. E soprattutto sono contento di poter parlare finalmente in Italia dell'opus summum di Stockhausen, da dire il ciclo Licht di Sieben Tage der Woche, ovvero la traduzione italiana è Luce, i sette giorni della settimana. Un ciclo monumentale di teatro musicale che ha impegnato Stockhausen per circa tre decenni. E un'opera del genere, per ricchezza musicale contenutistica, non può essere esaurita in una vita intera. Nella storia della cultura occidentale, paragonabile a queste grandi opere come la Commedia dantesca o il Faust di Goethe o il Ring di Wagner. E sebbene molte composizioni stockhauseniane abbiano trovato prima esecuzione qui nella nostra penisola italiana, direi che il rapporto, permettetemi questa parentesi introduttiva, il rapporto tra Stockhausen e l'Italia è alquanto problematico. Nonostante sia di quando in quando eseguito, ma la sua musica non sembra essere stata ancora recepita nel giusto modo sia da parte dei musicisti che da parte della musicologia, ovvero pochi specialisti che se ne occupano focalizzano l'attenzione soprattutto sull'opera giovanile di Stockhausen, sugli anni 50. Stockhausen, il nome di Stockhausen è noto a chiunque si occupi di nuova musica, è un'icona dell'avanguardia musicale, ma nonostante ciò sono pochi a conoscere veramente, profondamente, la sua opera. E l'opera di Stockhausen non è entrata ancora nella consapevolezza musicale, soprattutto italiana. Pensate che non c'è nessuno scritto di Stockhausen tradotto in italiano, per quanto io sappia, e non c'è nessuna monografia su Stockhausen. C'è solo un libricino pubblicato negli anni Ottanta da La Terza, intervista sul genio musicale, sono delle conversazioni con una giornalista, Maya Tannenbaum, penso che si chiami, ma è un libricino che non dice molto sull'opera di Stockhausen, anzi può deformare una giusta ricezione della sua opera. Bene, Stockhausen è noto soprattutto come pioniere della musica elettronica, della musica seriale, dello stile puntuale cosiddetto. E appunto in Italia soprattutto le opere degli anni 50 sono note. Ma l'opera più sostanziale, direi, di Stockhausen è quella che viene dagli anni 60 fino al 2007. È stato molto molto prolifico.
Questo è il catalogo delle opere di Stockhausen e le singole composizioni di Stockhausen sono qui rappresentate su una spirale, e la spirale è il simbolo per eccellenza dell'opera stockhauseniana. Tra l'altro c'è anche una composizione intitolata Spirale del 1968. E guardiamo che le opere degli anni 50 arrivano fino a qui, cioè ben poco rispetto a tutto il resto della spirale. Quindi, come detto, l'opera più sostanziale di Stockhausen è quella che viene dagli anni 60 in poi. Ebbene, chiusa questa parentesi iniziale, appunto vorrei sottolineare l'importanza della ciclicità in Stockhausen, appunto la spirale. La spirale cos'è? Un ciclo che si ripete sempre ad un livello superiore, quasi in un viaggio infinito. Per chi non è molto familiare con l'opera stockhauseniana, riassumiamo le tappe che hanno portato a questo opus summum Liszt. Dopo gli esperimenti nel campo dell'elettronica con la musica seriale, negli anni 60 la musica di Stockhausen è contrassegnata da una apertura e da un'integrazione di elementi cosiddetti impuri, integrazione di objet trouvé nella sua musica. I casi più estremi sono Telemusik, che ascolteremo stasera, e Hymnen, dove degli oggetti musicali con una forte connotazione semantica, storica, culturale, vengono integrati in un contesto elettroacustico ed intermodulati tra di loro. Le partiture di Stockhausen nel corso degli anni 60 divengono sempre più aperte, l'interprete ha sempre più libertà. Nelle cosiddette process composizioni della fine degli anni 60, come per esempio Kurzwellen, le partiture consistono ancora soltanto di segni più e meno e uguale e pochi altri segni, ovvero si tratta di una sorta di improvvisazioni guidate. Il compositore fa solo da timoniere, nel senso etimologico del cibernetico, da timoniere del processo musicale, regola le trasformazioni parametriche della composizione. In queste Kurzwellen composizioni, cioè composizioni ad onde corte, addirittura vengono integrati degli eventi radiofonici. Questa particolare lunghezza d'onda, le onde corte, permette di captare trasmissioni radiofoniche da tutto il mondo, dalla Cina, dall'Africa, dagli Stati Uniti, da Bali e così via. E in queste composizioni, questi eventi che hanno luogo nell'Iket Nun, qui e ora, vengono integrati nel processo compositivo, imitati e trasformati. Quindi c'è una sempre maggiore apertura e integrazione di elementi eterogenei. Il culmine di questa fase è raggiunto nel 1968 con la cosiddetta musica intuitiva. Questo è un punto estremo nell'opera di Stockhausen, perché con la musica intuitiva del 1968, col ciclo Aus den sieben Tagen, dai sette giorni significa, non abbiamo più alcuna partitura. Non c'è un pentagramma, non c'è una notazione alternativa, ma ci sono soltanto dei testi verbali che hanno un carattere poetico di tanto in tanto e sono da intendere come una sorta di esercizi meditativi che pongono l'interprete in uno stato psichico particolare prima di improvvisare, anche se Stockhausen non amava usare questa parola improvvisazione per la musica intuitiva. Dopo questo primo ciclo di musica intuitiva, Aus den sieben Tagen, ne compone un altro, Für kommende Zeit, che significa per i tempi a venire. E già il titolo è sintomatico, perché Stockhausen ad un certo punto è alquanto deluso dal suonare intuitivo, quindi
intitola questo ciclo per i tempi a venire, ovvero per un'umanità più evoluta, nel futuro, capace di suonare questa musica che è prodotta nel momento presente, dove non c'è più uno iato tra l'idea e la realizzazione, una musica che viene dalla pura intuizione. Dunque, nel 1970 abbandona la composizione intuitiva, dopo aver sperimentato per un paio di anni col suo gruppo, e nel 1970 esattamente, riprende a comporre in maniera tradizionale sul pentagramma e decide di notare ogni cosa nei minimi di particolari, e con la composizione mantra per due pianoforti e ring modulazione ad anello. E mantra inaugura anche una nuova fase dell'opera stoccausiniana, ovvero la formel composizione, la composizione a partire da una formula intesa sia in senso matematico ma anche in senso di una formula magica. E cos'è la formula? È semplicemente una melodia, ritorna una cantabilità nell'opera stoccausiniana, è una melodia molto breve, di circa un minuto, due minuti, dalla quale viene dettata l'intera composizione, ovvero la formula rappresenta, così per dire, il DNA della macroforma. C'è questo tentativo poi costante, in questo caso, di connettere la microforma con la macroforma, il microcosmo con il macrocosmo, ovvero il tutto deve provenire dall'uno. Questa è una idea, diciamo, molto teutonica, fa parte proprio della cultura tedesca. Pensiamo a Bach o pensiamo a Goethe con la teoria della Urpflanze, della pianta originaria da cui derivano tutte le specie, e, o a Paul Klee o a Anton von Webern. E quindi Stockhausen, consapevolmente, è un continuatore di questa tradizione. Ora, col passare del tempo, in Stockhausen diviene sempre più importante l'interesse per i cicli temporali, i cicli biologici, i cicli cosmici. Già nel 59 aveva composto una composizione per percussionista solo, Sitfus appunto, e in seguito dagli anni 70 comincia a comporre dei grandi cicli, compone Sternklang, le costellazioni, poi Ulam, il ciclo dell'anno cosmico, 80 miliardi di anni, l'espansione e la contrazione periodica dell'universo. Dopo questo compone Tierkreis, zodiaco, per ogni mese dell'anno una melodia, e con questo materiale poi compone Sirius nel 74 fino al 77, e Sirius, la parte centrale di Sirius, Das Rad, la ruota, appunto consiste delle quattro stagioni. Dopo Sirius comincia il ciclo Licht, i sette giorni della settimana. E dopo aver terminato questo progetto durato quasi tre decenni, comincia il ciclo del giorno, Klang, suono, le 24 ore del giorno. Purtroppo è rimasto incompiuto questo ciclo a causa della morte del compositore il 5 dicembre 2007. Ma Stockhausen aveva già annunciato di voler andare avanti in questa direzione. Dopo il giorno avrebbe voluto comporre l'ora, e dopo l'ora il minuto, e dopo il minuto il secondo. Per il secondo aveva immaginato una composizione con 600 strati, 600 canali, dalla durata di un secondo, e l'ascoltatore stesso avrebbe manipolato questi strati in modo da dar luogo a una composizione propria. L'avvicinamento al ciclo Liszt è stato graduale. Gli elementi scenici erano già presenti nelle opere degli anni 50 e 60, ma diviene sempre più evidente l'inclinazione verso il teatro musicale. Ora, bisogna raccontare appunto l'occasione della nascita di questo ciclo Liszt.
Nel 77 Stockhausen aveva ricevuto una commissione ufficiale dal Teatro Nazionale di Tokyo per comporre una composizione per orchestra Gagaku. Gagaku, per chi non lo sapesse, la musica di corte tradizionale giapponese, con una tradizione secolare. Fino all'inizio del Novecento veniva suonata soltanto a corte, in seguito è stata anche aperta per il pubblico normale. E quindi Stockhausen ricevette la commissione di comporre per questi strumenti tradizionali Gagaku e compose Der Jahreslauf, che significa il corso dell'anno. Ma compose questa partitura in modo da poterla far eseguire anche con strumenti europei. Quindi nell'autunno 1977 Stockhausen va in Giappone e si trovava a Kyoto per le prove della composizione. Un mattino si trovava in visita a Kyoto e visita un complesso templare, entra in un tempio, siede su una terrazza di legno, una mattina soleggiata, guarda un giardino zen, e in quei giorni stava avendo luogo a Kyoto una cerimonia di più giorni di monaci buddisti che cantavano, pregavano e meditavano ininterrottamente, e in lontananza, mentre si sedeva su questa terrazza, sentiva il canto lontano di questi monaci buddisti invisibili per lui, e deve aver ascoltato qualcosa del genere. Facciamo il primo esempio musicale, giusto per dare un'idea di ciò che in questo caso non ha potuto ascoltare. Non è naturalmente la stessa cosa, ma è qualcosa di molto simile. Questo coro di monaci buddisti, Stockhausen comincia a notare delle affinità col canto gregoriano, con il canto Drupad indiano, con il canto del Muezzin nei paesi arabi, e pensa: in fondo ciò che accomuna queste musiche sono gli intervalli, che sono i pilastri di queste strutture musicali. Quindi gli intervalli come principi universali della musica, ora che una seconda sia più stretta o più larga, poco importa. E cos'è che differenzia questi diversi stili di musica? In questo caso, penso, sono le tone form, quello che lui chiama tone form, le forme del suono, ovvero i modi di emissione, gli elementi timbrici, i modi di attacco, le varie maniere di ornare il singolo suono attraverso gruppetti, ornamenti vari, tremoli, trilli, e oltre a ciò il modo di collegare le singole altezze attraverso glissandi e così via.
Quindi Stockhausen pensa che in fondo queste musiche derivano da una lingua originaria quasi, quindi è un approccio monogenetico in un certo senso. Tutti gli stili musicali provengono da una musica principiale e appunto gli intervalli sono le strutture fondanti di questa musica originaria, così per dire, e quindi definisce i vari stili soltanto dialetti, declinazioni locali. Per esempio, in una conversazione analizza il canto di un muezzin e dice: se spogliamo questo canto di tutti gli elementi più sporchi, glissanti, tremoli e così via, ci possiamo trovare all'improvviso nella composizione di Weber gli stessi intervalli, stesse strutture sonore. E quindi in questo momento, dopo questa riflessione, ha un'idea improvvisa, fulminea, raccontando con un musicologo, in questo caso ne parla di un grido di gioia interiore. Dice: ora voglio fare qualcosa che mi impegni per il resto della mia vita, un grande ciclo in cui posso integrare tutto ciò che so fare, tutte le mie visioni, tutte le mie volontà artistiche. E appunto all'idea della superformula. Prima accennavo alla forma e alla composizione a mantra, una composizione a partire da una formula. Qui nel caso di Liszt abbiamo una superformula, ovvero abbiamo tre melodie sovrapposte. Avete nel primo foglio la superformula di Liszt, ovvero questa composizione, questa struttura a tre voci, molto densa, molto complessa, molto ricca, è contenuta in una singola pagina e dura più o meno un minuto. Da questo minuto di musica deriva circa 30 ore di musica e lavora per quasi 30 anni e compone la sua cattedrale musicale, Liszt, Luce. Ora, ognuna di queste melodie ha un andamento molto complesso. Non vi sono soltanto altezze, ritmi, dinamiche, ma anche molti ulteriori elementi che la rendono più ricca. Per esempio l'integrazione del rumore, abbiamo vari tipi di rumore, dal farbiges Rauschen, per esempio, oppure lo schiocco di lingua, oppure qui al secondo rigo leggete Kussgeräusche, sarebbe i bacetti. Infatti in Liszt emergono sempre questi elementi sonori. Poi abbiamo l'eco, il pre-eco, abbiamo vari tipi di pause, c'è la pausa assoluta e c'è la pausa colorata. Questo è un concetto tipicamente stockhauseniano, il silenzio colorato. Ebbene, se prendete un attimo la seconda pagina, qui abbiamo invece il Kerntöne della superformula. Questo è lo stadio preliminare della superformula. Per ognuna delle tre linee melodiche qui abbiamo i suoni fondamentali, i suoni strutturali. Vediamo che il primo rigo ci sono, che la formula di Michael, ora spiegherò cosa significa questo, la formula di Michael ha 13 suoni fondamentali. La formula di Eva ha 12 suoni, mentre la formula di Lucifer ha 11 suoni. Ora torniamo alla superformula, alla prima pagina. A partire da questi suoni fondamentali ha poi articolato le melodie della superformula. Ma ora vediamo che ad ognuna di queste melodie corrisponde un nome: Michael, Eva e Lucifer. Penso che tutti questi nomi siano più o meno familiari, sono nomi che vengono dalla tradizione giudaico-cristiana. Ma nel caso di Liszt si tratta di una tradizione particolare, si tratta di una tradizione giudaico-cristiana, ma non quella della Bibbia, bensì una
la tradizione dello Urantia Book, del libro di Urantia, che è un libro che è stato una delle fonti principali per il ciclo Liszt, perché alla base del ciclo Liszt non c'è appunto soltanto questa volontà di sintesi delle varie culture del mondo che era già emersa in nuce con le opere di Telemusik o Hymnen, ma è anche un tentativo di sintetizzare tutte le culture spirituali del mondo in modo da avere una musica sovrastilistica. E quindi, oltre a questo libro di Urantia, di cui parlerò brevemente tra pochi minuti, musica sovrastilistica. Sovrastilistica, non so se c'è in italiano questa parola, überstilistische Musik. Le maggiori fonti di ispirazione sono il libro di Urantia, ma anche la Kabbalah, i tarocchi, varie tradizioni mistiche, religiose, esoteriche di tutte le parti del mondo, il buddismo zen, il sufismo, lo gnosticismo. Ma in particolare questo libro di Urantia, anche se non è sempre totalmente esplicito, infatti Stockhausen nei primi anni voleva in un certo senso tenere nascosto questo punto di riferimento, anche per motivi di diritti, perché alcuni simboli del ciclo Liszt, perché ogni giorno della settimana ha un simbolo corrispondente che dopo posso mostrare, e alcuni simboli li prende direttamente da questo libro di Urantia. Cos'è questo libro di Urantia? È un libro apparso nel 1955, pubblicato dalla Fondazione Urantia di Chicago, e dopo un processo di redazione durato molti anni, e secondo i membri di questa fondazione, questo libro è stato dettato da esseri extraterrestri che hanno compito di aiutare l'evoluzione dell'umanità. In un certo senso questo libro è una sorta di cristianesimo fantascientifico, perché nell'ultima parte di questo libro è rinarrata la storia di Gesù Cristo, mentre nella prima parte c'è un'illustrazione di una topografia cosmica molto complessa, quasi una burocrazia cosmica, che aveva ad ogni modo affascinato Stockhausen, proprio quasi per l'ordine seriale del cosmo, secondo questo libro. Ma Stockhausen ha ammesso di non aver letto per intero questo libro, soltanto alcune parti che lo hanno affascinato, ispirato con il suo lavoro creativo. Ebbene, e appunto in Liszt abbiamo associato ad ogni melodia uno di questi nomi, che non sono personaggi, Michael, Eva e Lucifer, ma sono più degli spiriti, delle energie cosmiche. Michael, secondo questo libro d'Urantia, è la settima Gesù Cristo, secondo il libro d'Urantia, è la settima incarnazione dell'Arcangelo Michele. Quindi è un'idea eretica, un'idea che era stata presa già da un gruppo ereticale del Medioevo, i Bogomili, un gruppo, una setta bulgara che era imparentata in un certo modo con i Catari. E quindi Michael è colui, anche in Liszt, è colui che si incarna, questo angelo, arcangelo, che vuole esperire la condizione umana in tutte le sue miserie, dolori e gioie. Eva, e quindi invece rappresenta la grande madre, la Urmut, la madre primigenia, il femminino. E in Liszt ha questa funzione ascensionale, fomenta l'evoluzione della coscienza umana. Stockhausen ha descritto Eva talvolta come una specialista genetica che collabora per il miglioramento dell'essere umano. E infatti la formula di Eva è tendenzialmente ascendente, mentre quella di Michael è tendenzialmente discendente, perché rappresenta questo movimento del venire nella materia, nell'incarnarsi. Invece c'è Lucifer, naturalmente lo conosciamo, è l'angelo decaduto, e l'angelo decaduto che protesta, si ribella contro l'ordine divino e vuole la Selbstbestimmung,
l'autodeterminazione. E quindi c'è anche questa settima maggiore qui all'inizio della seconda battuta, che è appunto segno di questa protesta, appunto la dissonanza più forte, che è la settima maggiore nell'arco dell'ottava, rappresenta questa protesta. E tendenzialmente non scende, non sale la formula di Lucifer, e il suo intervallo caratteristico è il tritono. Naturalmente c'è questa ovvia associazione, tritono come diabolus in musica, ma Stockhaus non considerava il tritono tanto come una dissonanza, quanto come un intervallo neutro, quindi un intervallo dell'indecisione. E Stockhaus diceva, oltre alla negazione, anche l'indecisione è ciò che blocca l'evoluzione, blocca le forze creative, l'essere indecisi. E Lucifer non è un personaggio negativo in sé per sé, non c'è nessun giudizio morale, è semplicemente lo spirito che nega, come nel Faust di Goethe, lo spirito che nega, che viene sempre a guastare le feste e che nonostante ciò è importante nell'ordine universale, perché è una forza che opponendosi all'uomo comunque contribuisce alla sua evoluzione e fa sì che non si areni. E dopo aver composto appunto questa superformula, ora non abbiamo tempo per analizzarla musicalmente, ma se la si analizza con attenzione si troveranno numerose simbologie, anche senza bisogno di spiegarle a parole come sto facendo io. Già soltanto i movimenti di queste melodie e i rapporti tra di loro rivelano molto di questi significati occulti, così per dire. Ora, avendo composto questa superformula, Stockhausen ha il suo piano di lavoro per i successivi 30 anni quasi. E quindi cosa fa? Divide questa superformula in 7 segmenti. Abbiamo segmenti del Montag, il lunedì, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, fino a Sonntag, cioè ognuno dei giorni della settimana. E decide di comporre appunto un'opera, un'intera opera di teatro musicale per ogni giorno della settimana. E il principio fondamentale è quello di slargare le parti di questa formula, ovvero da ogni segmento deriva un'intera opera, e di solito gli strati più gravi sono rappresentati appunto da questo slargamento dell'opera. Per avere lo strato fondamentale, di solito Stockhausen dilata temporalmente ognuno di questi valori, che so, una nota che dura un secondo durerà molti minuti, anche 15 minuti. Infatti lì ascoltiamo sempre degli strati, uno strato sempre presente, suoni molto lunghi, appunto in un certo senso sono le fondamenta dell'opera. Appunto, non a caso Stockhausen definiva Liszt la sua cattedrale musicale. Ora, di cosa tratta Liszt? È un'opera di teatro musicale, ma non si può raccontare veramente una storia, non c'è una narrazione che comincia e finisce. Stockhausen diceva che in fondo Liszt non è nient'altro che la storia di questa superformula, è la musica stessa a parlare, i processi musicali che di volta in volta hanno luogo in quest'opera. Ma Stockhausen stabilisce soltanto il contenuto inizialmente, quando fa il piano, stabilisce soltanto il contenuto simbolico di ogni giorno della settimana. Per esempio, il Montag, ora avete la terza pagina, penso, dove ci sono tutte le corrispondenze simboliche. Il lunedì è il giorno della nascita, è quindi il giorno di Eva. In ogni giorno questi tre personaggi, chiamiamolo così, Michael, Lucifer ed Eva, si confrontano. Il lunedì, il Montag, è il giorno
della nascita e del giorno di Eva. Il martedì e ad ogni giorno inoltre è associato un colore. Il lunedì è il giorno della nascita e del verde. Il martedì è il giorno della guerra e del rosso. Il mercoledì è il giorno della pace, dell'amore universale, del colore giallo. Il giovedì è il giorno dell'apprendimento e di colore blu. Il venerdì è il giorno della tentazione e di colore arancione. Il Samstag, il sabato, è di colore nero, è il giorno della morte. E la domenica è il giorno delle nozze mistiche e corrisponde al colore oro. E poi ci sono ulteriori corrispondenze simboliche che potete leggere voi stessi. Ad ogni giorno è associato un simbolo, un particolare senso, una particolare pietra, una particolare pianta. Avendo questo contenuto e la struttura musicale di base, Stockhausen è libero di inventare di volta in volta delle situazioni teatrali. In Licht non abbiamo a che fare con un teatro psicologico, non è il contrario di un teatro musicale psicologico o espressionista o esistenzialista, è un teatro metafisico, lo chiama Cosmisches Welttheater, un teatro mondi cosmico, dove i temi non hanno niente a che fare con la storia, con il sociale, ma soltanto con temi universali. Quindi in Licht il tema principale non è nient'altro che il tutto, dalla nascita alla guerra, alla morte, all'apprendimento e così via. E ora io proporrei di fare un piccolo tour sonoro attraverso il ciclo Licht, presentandovi degli esempi musicali per ciascuno dei giorni della settimana. Naturalmente sarà molto limitato questo tour, perché per comprendere appieno la dimensione di queste opere, che hanno un carattere rituale, ritualistico, hanno luogo cerimonie, riti di passaggio, e c'è bisogno di essere calati pienamente in questa dimensione scenica, sonora, e richiede anche il tempo dell'ascolto, perché queste opere di solito durano molte ore, quindi la percezione, l'ascolto cambia dopo aver ascoltato per numerose ore, quindi la percezione sonora e temporale è totalmente altra, quindi con piccoli esempi ora non sarà possibile cogliere appieno il significato di queste opere. Ma ad ogni modo voglio fare degli esempi per notare anche la differenza sonora di ognuno di queste opere, perché Stockhausen ad ogni opera aveva intenzione di creare un nuovo mondo sonoro, non amava ripetersi, quindi in ogni opera aveva il tentativo di creare qualcosa di nuovo, di inaudito. Ora partiremo dal giovedì, non dal lunedì, perché seguo l'ordine cronologico secondo il quale le opere sono state composte. Perché, come dicevo prima, in ogni opera vi è la confrontazione di questi tre personaggi principali. In questo caso quindi compone prima le tre opere dedicate ai tre personaggi singoli. Quindi prima il giovedì a Michael, poi il lunedì ad Eva, poi il sabato a Lucifer e così via, le confrontazioni nei successivi giorni della settimana. Ora ascoltiamo... Ora potete seguire un po' la struttura delle opere dalla quarta pagina in poi. Non ho messo i titoli in italiano, penso che tutti se la cavino anche un po' con l'inglese. Accanto al titolo tedesco vi è anche il titolo inglese dell'opera. E il Donnerstag, il giovedì, è l'opera, è il giorno di Michael, il giorno dell'apprendimento, è una sorta di Bildungsroman, la tradizione tedesca del Bildungsroman, del romanzo di formazione, come
il Wilhelmmeister di Goethe, per esempio. E qui, dopo il primo atto, dopo l'infanzia di Michael, dopo l'incontro con una fanciulla lunare, metà donna e metà uccello, c'è il superamento di un esame di Michael, che supera un esame in veste di trombettista, danzatore e cantante. Nel secondo atto abbiamo il viaggio di Michael attorno la Terra, Michael's Reise um die Erde. Questa è un'opera, però è un atto senza il canto. Il protagonista principale è un trombettista, suonata dal figlio di Stockhausen, Markus Stockhausen, che compie un viaggio attorno al globo, e attraversando varie tappe, dalla Germania all'America, al Giappone, a Bali, quello che noi ascolteremo ora. Ora ascoltiamo prima la traccia numero 2, dove c'è l'inizio del viaggio e Michael suona la formula. Potete seguire anche nella superformula, c'è la melodia di Michael che viene eseguita, e poi la traccia numero 3, la stazione di Bali. Ora passiamo invece a un'impressione musicale dal sabato. Non racconto nei dettagli le singole scene, ma bisogna tenere presente che in Liszt non si tratta mai di una narrazione, di qualcosa di seguibile con la ragione, ma si tratta di processi metarazionali. In Liszt si tratta di una giustapposizione di scene visionarie, di scene visionarie di teatro musicale. E dal sabato, il giorno della morte, di cui la scena seconda, probabilmente quella più famosa, la Katinka Gesang, il canto di Katinka come requiem di Lucifer, ispirato anche al libro tibetano dei morti, una serie di esercizi che la flautista suona per accompagnare l'anima del defunto alla chiara luce, per non essere distratto dalle visioni del bardo, questo stato intermedio nel libro tibetano dei morti, dove l'anima viene tentata attraverso visioni orribili e meravigliose. Ad ogni modo, noi ora ascolteremo la quarta scena, che funge anche da congedo, da abschied, perché ognuna delle sette opere ha questa struttura fissa. All'inizio vi è sempre un gruß, un saluto, e alla fine vi è un congedo, uno abschied. E molto spesso la musica è cominciata già prima che il pubblico entri in sala, e invece con il congedo il pubblico esce lentamente, quindi è come una sorta di musica perennis che è sempre lì, e l'opera è nient'altro che un frammento da questa musica perennis, di questo fuoco sonoro che continua ad andare avanti anche dopo gli eventi scenici. Ma in alcuni casi il saluto o il congedo prevedono anche degli elementi scenici. Ora qui il caso del congedo del sabato, esso ha luogo al di fuori dello spazio del teatro, ma deve aver luogo in una chiesa vicina al teatro, e dopo, verso la fine, anche nella piazza antistante la chiesa. E nel 1982, in occasione degli 800 anni di San Francesco d'Assisi, Stockhausen ricevette una commissione dalla Sagra Musicale Umbra. Volevano che componesse un pezzo per appunto celebrare questa occasione.
In un primo momento Stockhausen rifiutò in maniera categorica, dice: no, io non ho tempo per altre commissioni, sto componendo il mio ciclo Liszt e quindi non posso accettare. Poi Stockhausen racconta di aver avuto un'idea durante la notte, dice: ma forse posso integrare questa composizione nel mio ciclo Liszt. Allora telefona agli organizzatori della Sagra Musicale Umbra e dite: inviatemi dei testi di San Francesco e vediamo se posso fare qualcosa. Stockhausen riceve i testi e sceglie le lodi delle virtù. E questa composizione è per un coro maschile diviso in tre gruppi, 13 bassi più 13 bassi più 13 tenori, poi un organo e 7 tromboni. E questi cantanti sono vestiti da monaci. Ma si tratta di monaci un po' folli, una sorta di folli di Dio, di giullari di Dio, che compiono delle azioni abbastanza bizzarre. Infatti alcuni giornalisti nelle recensioni parlarono di una sorta di opera blasfema, una sorta di messa nera. Appunto sentirete ora anche le frequenze molto gravi, lo stile del canto può ricordare il canto dei monaci tibetani anche. E un elemento molto importante di questo congedo sono appunto le scarpe di legno che i monaci portano ai piedi, compiono delle processioni nello spazio della chiesa, e è legato questo elemento sonoro delle scarpe di legno a un'esperienza che Stockhausen ebbe nel 1966 in Giappone, quando si trovava in Giappone per comporre Telemusik, che ascolteremo questa sera. E Stockhausen visitò vari rituali durante il suo soggiorno giapponese del 1966 e fu profondamente influenzato dalla cultura giapponese, questo grande senso estetico della cultura giapponese, al senso rituale, poi dal tipo di temporalità dei giapponesi. Ma questa cerimonia in particolare, la cerimonia dell'Omitsutori, che è una cerimonia che ha luogo ogni anno a Nara, in un tempio famoso che si chiama Todai-ji, e questa cerimonia dura molti giorni, interrottamente notte e giorno, e Stockhausen esperì la fase finale di questa cerimonia, dove c'erano 11 monaci attorno ad un altare che pregavano, bruciavano incensi, svolgevano varie azioni. Ad un certo punto questi monaci mettono ai piedi delle scarpe di legno molto pesanti su una pedana di legno, e il primo monaco comincia a girare attorno a questa pedana, a questo altare. Allora fa clac, 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 clac. Poi si alza il secondo monaco e quindi c'è un crescendo graduale, clac, 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 clac. E fino a quando tutti gli 11 monaci girano attorno all'altare, quindi si crea uno stato sonoro molto, molto intenso, cominciano poi a correre sempre di più attorno a quest'altare. Nel momento culminante, una alla volta, i monaci cominciano a gettare le proprie scarpe contro il muro, pa, pa, e si hanno 22 colpi gradualmente, quindi c'è questa trasformazione da questo stato sonoro molto duro del legno ai piedi scalci. E quindi Stockhausen percepisce questa transizione come un evento musicale di alto interesse. Ad ogni modo, Stockhausen in questo Lucifer's Abschied utilizza questo elemento sonoro delle scarpe di legno. Poi oltre a ciò i monaci hanno delle campanelle di messa e anche delle Freitagsklapper, come si chiamano, gli strumenti che si usano al venerdì santo quando non si possono usare le campane, le raganelle. Allora, ora ascoltiamo l'inizio di questo Lucifer's Abschied, che è la traccia 4 e 5.